Cari amici di Autobo.it, eccoci a una nuova recensione per la linea Generations. Questi sono spacciati come Generations. Abbiamo Optimus Prime, Bumblebee e Starscream. Solo che non sono i Generations. Questi sono i Reveal the Shield, con la scatola nuova, con le immagini dei Generations, perché si vede lontano un chilometro che questo è l'Optimus Generations, Class Legend, questo no. Questo è Bumblebee Generation, questo no. E questo a questo punto direi che è Starscream Generation, e questo non lo è. Sono i Reveal the Shield, rescellati, con i cartonati nuovi. E sono una presa in giro. Cioè, diciamo, questi sono dei pezzi che sono usciti 4 anni fa, almeno, per la Reveal the Shield del 2010. Ai tempi erano buoni, ma per fare un esempio, nella linea Generations è uscito Rhinox, un Voyager con i controfiocchi. Se fosse uscito anche in Deluxe, che diavolo, se fosse uscito in Deluxe quello vecchio, sarebbe stato come questi, una presa in giro. E diciamolo che è rotondo, il Beast Wars Rhinox Deluxe del tempo, il vintage, è orribile. E qui più o meno siamo la stessa cosa, molto più o meno, perché questi che sono pezzi vecchi, pubblicizzati come roba nuova, perché questi qui non sono i modelli di questi. Questo è il Generation che è uscito con Roller. Questo è il Generation Legend che è uscito con non ho idea come si chiami il suo elicottero. E probabilmente questo è il Generation Legend che è uscito con Waspinator. Invece abbiamo questi tre. Una cosa da notare su tutte e tre: qua dietro è rimasto praticamente uguale. Ci sono le istruzioni e c'è l'indicazione del simbolo termocromatico, come si chiama? Che diavolo ho alla gola? Prendete il Rabsign, quindi grattando qui col polpastrello dovrebbe comparire il simbolo Autobot, solo che qui c'è il simbolo Autobot dipinto, non è un Rabsign. Stessa cosa per le altre istruzioni. E passiamo ai modelli. Niente, posso fare. Scusate, ma la mia gola oggi è proprio andata. E qui abbiamo i tre modelli. Qui abbiamo Optimus. Come cambio non è neanche tanto male, ma è microscopico. Bumblebee, che è, a mio parere, orrendo. Il colore non mi piace. Design non mi piace, il fatto che abbia i cerchioni arancioni poi un pugno nell'occhio. E Starscream che tecnicamente è migliore. Anche qui, se seguiamo le istruzioni, qui sull'ala c'è il Rabsign. Qui ci sono i simboli Decepticon su tutti e due i lati. E sì. Non nasconde benissimo la faccia. Facciamo un confronto e qui abbiamo Cap. Passiamo alla trasformazione. Cominciamo da Optimus. Apriamo le braccia. È come la trasformazione del G1. Andiamo in basso le gambe e ruotiamo. Quindi abbiamo il finto addome, mentre il muso del camion rimane dietro. Tiriamo sulla testa e separiamo le gambe. Ci agganciano con questo perno qua. Eccolo qua. Articolazioni, abbiamo un perno a fungo. Ah no, è un ball joint. Abbiamo un ball joint allora, sulla spalla, che non serve a niente perché il movimento così è comunque impedito dalla scultura. Abbiamo un ball joint liberissimo sul gomito
Abbiamo qualcosa qui sulla gamba, sembra un ball joint ma è limitatissimo. E basta. Volendo abbiamo un po' di... può fare addominali per trasformazione. La testa, 1, 2, 1, 2, 1, 2, basta. I piedi sono scolpiti in modo che deve stare con le gambe aperte. E volendo, sempre per trasformazione, proprio andare di lato. Non è tanto male, è banalissimo. La cosa che non sopporto è il fatto che la ruota e questo pezzo sono rimasti sul braccio, li avrei preferiti attaccati qua, e quindi tanto kibble. Le mani sono delle prese da 3 mm credo, ma non ho niente da usare per metterle in mano, perché questi vengono senza accessori. Questo è tutto quello che c'è nella scatola di Optimus. Passiamo a Bumblebee. Allora, prima cosa devo prendere questa parte e tirarla in fuori, se ci riesce. Perché una cosa... ecco qua. È proprio movimento minimo. Portiamo in basso le gambe. E sul doppio perno, uno qui e uno qua, le drizziamo. Ribaltiamo tutto, la parte posteriore, e in teoria questo foro qui dove c'è la vite dovrebbe agganciarsi qua. In realtà appoggia e non si fissa in nessun modo. Ruotiamo le braccia, separiamo le gambe, e su un perno qui li portiamo in avanti. E qui abbiamo Bumblebee. È il peggiore di tutti. La testa non si muove in nessun modo, il braccio fa 360 gradi in avanti, e in teoria si inclina di 2 gradi. Anche su ball joint, una cosa positiva. Niente sul ginocchio e ha una sottospecie di caviglia per la trasformazione. Ne sfido chiunque a posarlo in questo modo. Inoltre la pittura è abbastanza balorda. Qui quasi metà del mento non è colorata. Sono senza parole. Passiamo al pezzo migliore, che è Starscream. E questo è anche abbastanza reinventato. Non si trasforma come il G1. Prima cosa, sganciamo le gambe, che sono queste, dalle ali, si fissano su dei piccoli forellini qua accanto allo stemma Decepticon. Questi qua. E portiamo il tutto sotto l'ala. Portiamo in basso e i timoni su questo perno li ruotiamo indietro. E le gambe sono belle che fatte. A questo punto apriamo questi due pannelli sulla schiena, sulla carlinga. Portiamo in basso le braccia e su questo perno, su questi due perni, portiamo indietro questi due pannelli che diventano i cannoni di Starscream. Portiamo in basso le braccia lungo i lati e drizziamo. Ultima cosa, prendiamo il muso, lo portiamo in alto, ruotiamo la testa e la cabina va a nascondersi sotto questa finta cabina nel petto. Ultima cosa da fare,
prendiamo il cono, la copertura del radar e su un perno dentro la testa la portiamo indietro. E qui abbiamo Starscream in modalità robotica. Articolazioni, la testa fa un minimo a sinistra e un minimo a destra, perché è bloccata dal naso. Abbiamo un poggiante sulla spalla, anche se l'articolazione è impedita dalle ali. Volendo possiamo ruotare i cannoni. Le gambe. Le gambe sono il punto debole. La coscia fa questo movimento. Basta. Sì, lo fa tutto perché deve portare la gamba qua sopra. Però fa solo questo movimento. In avanti non ha niente. Piuttosto ha un bel ball joint sul ginocchio. Quindi possiamo mettere in posizioni abbastanza plastiche. Vediamo se sta in piedi. Se sta in piedi. E basta. Non altro. Devo dire che questo Starscream è l'unico che mi piace. E dei tre è l'unico decente. Non dico buono, ma decente sì. Tra l'altro ha questi due fori sulle ali. E anche qui, come qua, ne sono prese da 2-3 mm. Ma anche qui nessun accessorio. Ci sono le prese, ma non c'è niente. Bumblebee invece non può tenere in mano niente. La mano è scolpita chiusa, non ha prese, non ha nulla. Lui ha le prese, somiglia un po' al G1, l'articolazione è quasi minore di quella di Starscream e ha questo keyboard sulle braccia. Lui lo salvo. Non è il massimo. Il massimo ovviamente è il Generation Legend Veo, quindi quello nuovo con un Waspinator, però è abbastanza divertente. Ho passato qualche ora a trasformarlo avanti e indietro mentre non sapevo cosa fare. E giusto per dovere di cronaca, riprendiamo questi due disgraziati. E qui abbiamo un Voyager. Deluxe. Bene, non c'è altro da dire. Se dovete prenderne uno, prendete lui. Se volete dei Legend, andate sui Generation veri, non su questa roba. Non posso neanche dire pacottiglia, perché 5 anni fa questi andavano bene. Ma adesso mi vendi questi nella stessa classe di modelli che sono più grandi e fatti meglio, perché questi hanno le dimensioni di un Cyberverse Legend. I Legend attuali sono dei Cyberverse Commander, quindi se tutto va bene sono altri fin qua. E che l'unico Legend che ho è Scamper e non ce l'ho portata per fare un confronto. Comunque, questi evitateli. Li ho trovati alla SME, sì, era alla SME, per 5,90€ l'uno. Starscream forse vale la pena, questi due assolutamente no. E dovrebbe uscire anche la seconda Wave con Megatron G2, con Grimlock, che è, mi sembra, Blight dei Beast Hunters ricolorato, e il terzo non mi ricordo. Evitateli come la peste, se proprio volete questo, se non potete recuperare il Generation vero. Per questi li spaccio per Generation, ma sono dei Reveal the Shield, cioè è come se prendessi un Optimus Diaclone e lo spacciassi per un Generations.
Non ho altro, non c'è altro da aggiungere. Mancato. Mancato. Deve fare la convergenza, Cap. Preso. Bene, dopo questa scemenza discenata, direi che vi posso salutare e ripeto, questi tre non toccateli neanche con un bastone, lasciateli sullo scaffale. Ma non c'è altro. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.